Facciamo un saluto volante anche perché così non disturbiamo oltre i ragazzi del mercato, che è già un periodo difficile, quindi permettiamo che la gente riesca a fare quello che per diversi mesi è stato impossibile fare, ovvero sia lavorare. Già stamattina ero in contatto con i nostri parlamentari perché abbiamo chiesto al governo una roba normale, pensate, non stiamo chiedendo miracoli, abbiamo chiesto di rinviare le scadenze fiscali di luglio, perché a luglio molti di voi dovranno pagare IVA, IRPEF, IRES, IMU, ed è una follia. Se sei rimasto chiuso col bar, col negozio, col banco degli alimentari, con l'ufficio, con l'azienda per 4 mesi, come può lo Stato per pretendere che tu al 20 luglio paghi i saldi 2019 e gli acconti 2020? Cosa abbiamo chiesto come Lega? Non i miracoli, ma come negli altri paesi europei ne riparliamo in autunno. Lascia lavorare le persone per 2, 3, 4, 5 mesi, poi a fine anno ti fai vivo con la richiesta di tasse. No, l'unica proroga che hanno fatto è dal 30 giugno al 20 luglio, come se da qui al 20 luglio la gente incassasse migliaia di euro. Di più, abbiamo chiesto di bloccare l'invio di 8 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia che rischiano di dare la mazzata definitiva alle famiglie e alle imprese, perché lo Stato in questo momento deve farsi vivo portando dei soldi e non rubando dei soldi, perché ne porta via già abbastanza. Anche su questo vediamo, quindi il lavoro al centro, il lavoro a massa, il lavoro sulla costa, il lavoro dei balneari, il lavoro di bar, ristoranti, negozi, oggi massa, poi siamo a Montecatini perché c'è tutto il turismo termale in ginocchio, siamo a Firenze a incontrare i commercianti, nel pomeriggio siamo ad Arezzo e ogni tanto qualche soddisfazione. Ieri il giornale della Confindustria ha pubblicato la classifica degli amministratori migliori d'Italia e ai primi 3 posti come governatori, guarda caso, ci sono 3 governatori della Lega: Veneto, Friuli e Umbria. Mi piacerebbe che grazie al vostro contributo da settembre l'anno prossimo ci fosse anche il 4º governatore migliore della Lega, Susanna Ceccardi, sindaco dei Toscani. Susanna ha fatto, è un applauso anche al sindaco di Massa che ritrovo assolutamente volentieri. Susanna ha fatto il sindaco a Cascina, che non è un comune piccolo, è un comune di 50.000 abitanti in provincia di Pisa, governato per 50 anni dalla sinistra, ha sistemato i bilanci e ha fatto in comune quello che mi piacerebbe facesse in regione. Faccio un esempio: grazie alla delibera approvata da lei e dalla Lega in comune a Cascina, per la prima volta nella storia le case popolari sono andate prima agli italiani e poi al resto del mondo. Quindi, e attenzione, io lo vedo anche sui banchi dei mercati, ovviamente a me non interessa il colore della pelle, uno può essere bianco, nero, giallo, rosso, verde, l'importante è che sia una persona per bene. Gli immigrati che sono qua a lavorare, a pagare le tasse e portare rispetto sono i benvenuti. Quelli che non voglio più sono i clandestini che vanno in giro a rompere le palle dalla mattina alla sera e che dobbiamo mantenere a spese nostre. Di questi proprio in Toscana abbiamo bisogno dei turisti che pagano, non di quelli che vengono pagati per fare i turisti alle spalle dei toscani. Quindi in bocca al lupo, saranno settimane belle impegnative, però non abbiamo paura di niente, di nessuno. Al centro il lavoro, la sanità. Qua la sinistra lascia in eredità a Massa e ai massesi un buco da 400 milioni di euro nella sanità di Massa e bisogna andare a riaprire alcuni degli ospedali, alcuni degli ambulatori chiusi dai compagni, perché sulla salute non si scherza. Poi in bocca al lupo, prima proviamo a vincere in Toscana dopo 50 anni e sarebbe una cosa storica, e poi venite a festeggiare con me in tribunale a Catania perché il 3 ottobre mi processano per aver bloccato gli sbarchi. Però se aver bloccato gli sbarchi mi costerà un processo, ne sono orgoglioso e ci vado a testa alta, assolutamente. Quindi, ecco, mi mando Palamara a Massa in vacanza quest'estate. In bocca al lupo, e un enorme in bocca al lupo a voi, a tutta la comunità di Massa, alle donne, agli uomini, agli studenti, e anche sta settimana faremo una battaglia. Ma noi abbiamo un ministro della scuola, leggevo oggi, al di là del delirio, il plessiglass per dividere i banchi degli studenti,
le mascherine. Per non, siccome ci saranno a settembre 85.000 cattedre vuote, quindi già l'anno scolastico di solito comincia con dei problemi in tempi normali, figurati in tempi di virus, quando devi avere meno studenti in classe, quindi ti servono più classe, più scuole e più insegnanti, ci saranno meno scuole e meno insegnanti e non stanno mettendo un euro per sistemare le scuole dove vanno i nostri figli. Un governo che si preoccupa di far ripartire il campionato di calcio e non di riempire le scuole è un governo di capri, è un governo di incompetenti, è un governo di incapaci. Prima parti dalle scuole e poi ti occupi del resto, però vedremo di arrivare a tutto. Un abbraccio, in bocca al lupo e buona fortuna a tutti voi e a tutti noi che abbiamo bisogno, e un enorme in bocca al lupo a voi e a Susanna Ceccardi. Un saluto dal sindaco che sta facendo belle cose. Grazie, do il benvenuto a senatore Salvini, grazie, so che è molto, so che è molto legato alla nostra città, è contento del successo del centrodestra. In questi due anni ci siamo sentiti anche via messaggio, telefonicamente, ci ha sempre informato, aggiornato su quello che stavamo facendo e ha sempre manifestato il suo sostegno e la sua vicinanza. Quindi grazie oggi di essere qui con noi, mi sembra che il calore delle persone che sono venute a salutarlo, mi sembra che lo testimoni da testi, quindi grazie veramente. Poi devo dire grazie a Susanna Ceccardi, perché anche lei fin dall'inizio della campagna elettorale mi è stata veramente sempre vicina, e devo dire che oggi spero che sia venuta per l'ultima volta a Massa come europarlamentare e che possa tornare invece come governatrice della Toscana la prossima volta. E sindaci, e abbiamo visto che la dimostrazione plastica della dimenticanza della sinistra in regione Toscana per quelle terre lassù, come le ha definite Rossi perché non sapeva il nome della Lunigiana, quelle terre lassù hanno bisogno di attenzione e hanno gli stessi diritti rispetto a tutte le altre zone e città della Toscana. Non è possibile che dopo tre mesi che un ponte è crollato non ci abbiano ancora messo nemmeno un cantiere per togliere i detriti che possono creare dei problemi idrogeologici a tutta la Valle del Magra. Quindi, brava! Contro il loro disinteresse, contro il loro clientelismo, contro la politica che hanno fatto nei palazzi fiorentini a scapito di tutta la Toscana, Firenze compresa, noi lanciamo da tutti i territori una campagna di cambiamento. Sono 50 anni che il Partito Democratico governa in questa Toscana e non ha progettato una grande opera negli ultimi 10 anni. Non hanno realizzato un piano strategico per i rifiuti, tant'è che le tariffe Tari dei rifiuti in Toscana sono tra le più alte d'Italia. Allora noi crediamo che sentendo i sindaci, mettendo al tavolo i sindaci, gli amministratori, gli imprenditori che oggi soffrono una crisi complessissima sul turismo e sulla manifattura, che sono le eccellenze della Toscana e dell'Italia, noi ripartiremo e creeremo una Toscana più grande, più forte e migliore. Grazie del sostegno. Ora non diamo troppo fastidio agli ambulanti che giustamente devono lavorare, purtroppo hanno subito dei mesi difficili, anche ora la ripartenza è lenta e non riparte, ma noi siamo qui per aiutarli e per ascoltarli e per fare un percorso insieme a loro di vero cambiamento. Grazie. Brava! Ovviamente se diamo un buon governo nuovo dopo 50 anni alla Toscana, il nostro obiettivo successivo, un minuto dopo, è mandare a casa questo governo che li sta combinando con tutti i governi. Quindi, un mattoncino alla volta. Qualcuno vuole fare una foto? Perfetto. Se aspettate da là in fondo, adesso arriva Renzi e le fate con lui. No, con calma, le fate con lui, è sorridente, è simpatico. È toscano. È brutto! Vogliamo Zingaretti. No, va bene. Io direi che però io ho tutto il tempo per evitare di disturbare i ragazzi delle bancarelle. Se ci spostiamo